Non chiamate la riapertura. Uno dei luoghi storici di San Gimignano si apre al pubblico con un volto tutto nuovo. Il complesso museale di Santa Chiara racchiude in sé la spezieria di Santa Fine e il Museo della Via Francigena, la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea e il nuovo Museo Archeologico. 1,5 milioni di investimenti per il Comune di San Gimignano, ma anche da parte della Regione Toscana, e da oggi anche una grande mostra di Ken Ahum, il fotografo delle celebrità. Ne parla il sindaco Andrea Marrucci. Sindaco Andrea Marrucci, oggi la apertura, non la riapertura, questo ha tenuto a dirlo durante la conferenza stampa del complesso museale Santa Chiara, uno spazio che da oggi la popolazione di San Gimignano, ma in generale tutti i visitatori, possono godere su più fronti: lo spazio archeologico, quello dell'arte contemporanea e quello dedicato alla Francigena, che tra l'altro vanta un finanziamento che arriva anche dalla regione. Assolutamente sì, siamo molto contenti, tutta la città di San Gimignano, non solo l'amministrazione, per aver restituito all'uso pubblico un luogo bellissimo come il nuovo polo museale di Santa Chiara. Qui si trova il Museo Archeologico e della Via Francigena, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Raffaele De Grada e anche la spezieria di Santa Fina, che è originaria dell'ospedale di Santa Fina, realizzato dai sangiovanesi in onore della nostra compatrona. È una apertura perché si tratta di un nuovo polo museale a tutti gli effetti. Ci sono nuovi spazi, vi sono nuove collezioni, vi sono nuovi contenuti. È un ambiente più accogliente, è un ambiente più accessibile, ci tengo a dirlo. È un ambiente che ci consentirà anche di poter finalmente arrivare all'accreditamento del nostro polo museale a livello dei musei nazionali. Quindi capite che è un investimento importante, 1,5 milioni in cultura, di cui la città di San Gimignano è molto orgogliosa. Una parte di questo investimento, circa 700.000 euro, provengono dalla passata legislatura, quando la giunta che mi ha preceduto ha intercettato un finanziamento della Regione Toscana, appunto il POR Francigena, per 700.000 euro, e altre 700.000 euro circa ce l'ha messa questa amministrazione, questa giunta, dal proprio bilancio in anni difficili, ma noi siamo convinti che un euro investito in cultura è sicuramente un euro investito bene, soprattutto per il futuro della nostra comunità. Diceva infatti dell'importanza della cultura. La cultura è in qualche modo portatrice, propedeutica alla pace. È con questo messaggio, no, che ha voluto parlare, che ha voluto lanciare appunto anche il suo appello per il cessate il fuoco. Beh, si pensa sempre che essere una città UNESCO, come lo è il centro storico di San Gimignano dal 1990, sia solo una medaglietta, un orpello di cui magari i sindaci si debbano vantare in giro per il mondo. Io credo, e a questo ci richiama UNESCO ogni giorno, che abbiamo invece una doppia responsabilità e quindi qualche responsabilità in più rispetto ad altre città. La prima è quella di tramandare questo straordinario valore universale alle future generazioni. È un compito, vi assicuro, non facile, perché tutto ricade sulle spalle della sola amministrazione comunale, ma poi abbiamo il compito di essere costruttori di pace ogni giorno dalle piccole cose, attraverso la cultura, attraverso l'arte, attraverso le scienze, la formazione, l'educazione e il dialogo tra popoli. Ecco, penso che oggi rispondere alla violenza, alla guerra dilagante nel mondo con un investimento in cultura sia un messaggio positivo di pace e di speranza che da San Gimignano, città del mondo, si apre verso tutte le altre nazioni. Tra l'altro parlava del lungo lavoro che c'è stato dietro, il lungo lavoro accurato e soprattutto corale che c'è stato dietro a questa apertura del Santa Chiara, che ricordiamo prima comunque, visto che parlava di istruzione, di sapere, è stata appunto anche una scuola. Quindi in qualche modo non si perde il senso di questo luogo. Assolutamente, questo è un contenitore, un immobile importantissimo della storia di San Gimignano, un ex conservatorio, poi collegio, poi scuola pubblica fino agli anni 80 e poi dagli anni 90 ospita appunto è sede museale. Siamo molto soddisfatti di un lavoro corale, perché è vero che il sindaco e la giunta hanno messo in campo in questi 5 anni difficili un'azione molto mirata e molto determinata sulla cura del patrimonio, intesa non solo nella manutenzione ordinaria di cui parlavo poc'anzi, ma il fatto di ridare all'uso collettivo, alla fruizione pubblica, spazi comunali, spazi pubblici prima chiusi o preclusi alla fruizione pubblica. Potrei citare per esempio i lavori che sono cominciati a poche decine di metri da noi per il recupero delle scarcere di San Domenico, il 10% dell'edificato del centro storico di San Gimignano, o il recupero dell'ex ospedale di Santa Fina, veramente qui di rimpettaio del Santa Chiara, per farne un luogo di servizio di sanità territoriale. Il Santa Chiara
in questa sua nuova articolazione, in questa sua nuova, in questo suo nuovo allestimento, in queste sue nuove esposizioni, è il frutto di un lavoro corale della parte politica, della parte tecnica, del gestore museale Opera Laboratori. Voglio ringraziare la Regione Toscana, la Sovrintendenza e tutti coloro, di tutte le maestranze, tutti gli uffici che hanno reso possibile questo risultato. C'è un tocco tutto femminile in questa mostra del grande fotografo Ken Nahum e è quello di Carolina Taddei, che è assessore alla cultura del Comune di San Gimignano e tra l'altro insomma, vanta un trascorso, oltre che un presente, nell'arte, dall'arte contemporanea, ma non solo. Però insomma una predilezione sicuramente è per questo settore. Allora, Qual è stato il motivo della scelta di questo fotografo, che scelto di comune accordo con Opera Laboratori, ma poi il titolo che sembra banale, perché all eyes on celebrities, cioè tutti gli occhi puntati sulle celebrità, una frase scontata, ma no. Beh, intanto grazie, sì, la mia formazione nell'arte contemporanea, per cui poi quando organizziamo le mostre nel museo mi fa piacere avere un ruolo che forse sconfina da quello dell'assessorato. E, beh, la mostra è stata una bella serie, si sono incastrate una serie di coincidenze fortunate, stavamo pensando per la riapertura di organizzare anche una grande mostra fotografica come abbiamo sempre fatto per questo complesso museale. Elio Grazioli è il curatore che ci ha sempre accompagnato in queste mostre fotografiche, proprio perché è la sua competenza più forte proprio in questa materia, e riflettendo a chi dedicare la personale, a un certo punto ci siamo interrogati se non trovare un nome nuovo, qualcuno con una carriera alle spalle importante ma non ancora noto al grande pubblico, che magari avesse lavorato anche nell'ambito della moda, dello spettacolo. E così, con queste informazioni diciamo nella testa, a un certo punto, trovandomi a un'inaugurazione di una mostra a Firenze, ho conosciuto per completo caso Ken Nahum, insomma, ho messo a parlare, ho scoperto che era un fotografo, poi ha cominciato a farmi vedere delle fotografie banalmente dal cellulare, ho capito che insomma non era proprio un fotografo ordinario, ma che forse era proprio la persona che stavamo cercando. E così gli ho chiesto se voleva fare una mostra personale al Museo di San Gimignano, è venuto subito a vedere lo spazio perché era in Europa, e quindi prima di rientrare a New York, che è la sua casa, ha visto il museo. E insomma non è stato così facile inaugurare oggi la mostra, però all'inizio è stato questo. E beh, sul titolo mi sono ancora rimesso un po', mi sono un po' divertita io. E Ken Nahum è un fotografo di grandissimi, ma forse la copertina di un album molto famoso di Tupac, All Eyes on Me, è quello che lo rappresenta di più, penso sia lo scatto più iconico che lui ha fatto. Allora, cercando un titolo che parlasse delle celebrities, perché sono ovviamente loro in mostra, ma che parlasse dello sguardo anche di chi rappresenta le celebrities, allora abbiamo fatto un po' un mix utilizzando questa famosa frase e canzone di Tupac, All Eyes on Me, e quindi da All Eyes on Me è diventato All Eyes on Celebrities. E insomma mi sembra che funzioni, è musicale, e spero che sia colto anche questo collegamento forse non scontato con Tupac, ma che c'è tutto, ecco. Assolutamente. Allora, assessore, dicevamo della sua formazione nell'arte contemporanea, ma ormai insomma la dimestichezza enorme come assessore alla cultura, ma non soltanto, anche come sangemignanese, nei musei e in ciò che di più forte abbiamo nell'identità senese toscana, quindi ciò che è più vecchio. Quanto è difficile gestire i musei e renderli luoghi di sapere ma anche di piacere per il pubblico? Come si avvicina il pubblico ai musei? Questa credo sia una sfida continua per un assessore. Beh, certo, sì, no, è molto complessa. Beh, sicuramente le mostre temporanee sono un veicolo facile, diciamo. Avere anche una mostra che porta, che avvicina i pubblici giovanili, come questa di fatto è, perché appunto ora, non per parlare solo di Tupac, ma lui nonostante insomma, sia morto alla fine degli anni 90, ma è un po' un'icona, è un personaggio famosissimo per tutti i giovani, il maestro dell'hip hop,
per cui ecco così ben presente. Io mi auguro che la mostra sia un'occasione anche appunto per le fasce più giovani della popolazione per rientrare nel museo. Poi la grande vocazione dei musei è ovviamente quella di narrare i territori, la nostra storia. E questo complesso museale, anche sul titolo di questo museo ci siamo interrogati molto, non siamo arrivati a una soluzione finale, abbiamo scelto una cosa standard, ma di fatto è il luogo che narra le origini della città, e quindi con tutta la parte archeologica, Intial, e veramente arriva alle origini della città di San Gimignano, poi tocca leggermente il Medioevo e il Rinascimento, un po' con la spezieria, con la Francigena, ma poi ritorna con l'arte moderna e contemporanea nella parte alta del museo. Per cui è come se San Gimignano, che è un'icona del Medioevo, qua trovasse il prima e il dopo, questo che è il momento più forte che la rappresenta. Così per conoscerne di più le origini, da dove arriva la nostra città, e anche per lanciare un po' uno sguardo sull'epoca moderna, all'epoca contemporanea, perché i musei devono essere centri vivi, attivi, dove la cultura si pratica, si guarda, si impara, ci si lascia ispirare e magari chissà si ha voglia di diventare un artista visitando una mostra, mi auguro bella, mi sembra bella come questa. Stefano Di Bello, quella di oggi è un altro importante segmento che si aggiunge in questa linea che va verso l'infinito, non lo sappiamo, speriamo di sì, però di un lavoro molto importante che sta facendo Opera, sicuramente quello di collaborazione anche con il Comune di San Gimignano che va indietro nel tempo e che guarda molto avanti soprattutto per ciò che riguarda appunto i progetti. Sì, non potevamo mancare con l'apertura dell'alta stagione anche per la valorizzazione dei musei civici di San Gimignano, quindi lo stiamo facendo con l'apertura della galleria, di questa galleria di arte contemporanea, e lo facciamo soprattutto anche attraverso questo ingresso di un artista contemporaneo, un fotografo delle celebrità, che qualche mese fa abbiamo avuto l'occasione di conoscere, abbiamo costruito un rapporto di collaborazione forte, abbiamo quindi acquisito i suoi diritti per poter creare questa mostra, non solo qui a San Gimignano, ma questa mostra potrà circuitare per l'Italia, quindi da San Gimignano parte il suo primo progetto espositivo con noi. Opera Laboratori quindi ha deciso di scommettere su Ken Hammond, chiaramente è una scommessa che noi crediamo possibile, di grandi soddisfazioni. Queste internazionalità della fotografia qui a San Gimignano ci permetterà poi di parlare quindi non soltanto di un passato incredibile di questa città, ma anche di una visione contemporanea e di futuro. E poi da San Gimignano partiremo per altre sedi, per altre città, sempre in compagnia delle fotografie importanti di Ken Hammond. Grande avventura, dicevamo, la prima volta, fra l'altro, questa è una sfida per Opera Laboratori, così come l'è stata per questo grande artista. La prima volta dentro i musei, la prima volta delle foto di questo celebre artista, fotografo delle celebrità hollywoodiane, dentro i musei. Diciamo che con San Gimignano, con questa mostra, l'artista diventa artista, cioè il fotografo acquisisce la qualità dell'artista, e noi abbiamo scommesso su di lui per la qualità delle sue foto e ci fa piacere che possiamo contribuire a darne un successo, a darne sicuramente una visione di cultura, perché comunque la fotografia è un grande strumento di comunicazione e quindi a noi interessa molto. C'è fra l'altro, oltre a Ken Hammond, anche Banksy, per esempio, che in questo momento si trova a Volterra e presto sarà in altre parti della Toscana e poi anch'esso nel circuito, insomma, delle realtà di Opera Laboratori. Qual è la sfida del posizionare la contemporaneità, che sia un fotografo, che sia uno street artist anche controverso, insomma con concetti controversi rispetto a quella che può essere la filosofia di Opera Laboratori, dentro i contesti dove Opera lavora? Abbiamo iniziato un percorso di grande dialogo con tutte le strutture che noi gestiamo per poter creare dei progetti di vera valorizzazione anche sul mondo contemporaneo. Del resto
la contemporaneità ci stimola, ci sollecita a questo dialogo, e crediamo che inserire artisti contemporanei, sia essi legati alla fotografia, sia delle performance, sia delle installazioni, come abbiamo fatto del resto con Carlos ad Assisi recentemente alla Rocca Maggiore, sia un momento importante per far vedere che è possibile realizzare un dialogo forte, come è in questo momento a Volterra, a pochi chilometri da qua, dove all'interno della piazza San Giovanni, fra il Duomo, il Battistero e l'antico ospedale di Santa Maria Maddalena, ecco che arriva Banksy. Come le candele e le città riedificate nei materiali leggeri di Carlos Garacoia, come qua la grande fotografia internazionale in una galleria che comunque parla con un fotografo americano che è abituato alle grandi verticalità contemporanee, qui c'è la verticalità delle torri medievali. Insomma, tutto parla di storia e di futuro. Qual è la risposta del pubblico a questa vostra volontà di mettere insieme storia e futuro, di unire comunque anche situazioni a volte contrapposte e concetti contrapposti? Diciamo, la risposta è sicuramente positiva, come accrescimento culturale, come stimoli, come educazione a un progetto, diciamo, trasversale. Poi ovviamente sono tutte imprese, noi facciamo impresa culturale, quindi alcune realtà nascono e crescono bene e producono dei risultati, altre rimangono un po' meno, diciamo, conosciute. Però l'obiettivo nostro è sicuramente quello di intraprendere un percorso che ci porta anche a costruire progetti e circuitarli in Italia. Non questo vuol dire che facciamo operazioni uguali in tutte le sedi, ma in ogni sede arricchiamo del percorso e del valore in qualche modo sartoriale che andiamo poi a realizzare come progetti di valorizzazione. Questo è un esempio. Elio Graziani è il curatore di questa mostra, la prima mostra nei musei di questo grande fotografo, e tra l'altro nella descrizione quello che colpisce è quello di cui ha parlato, no? L'incrocio di sguardi, perché un artista colpisce per ciò che ritrae, per ciò che dipinge, per ciò che vede, ma il fotografo ha comunque un approccio diverso con la persona che ha davanti. Quindi come ha scelto i quadri? Non i quadri, ecco il lapsus freudiano. Come ha scelto le foto per questa esposizione e che cosa la colpisce di questo fotografo? Sì, io ho proprio accentuato questo aspetto anche nel titolo, no? Incentrato sugli occhi. Particolare nel rapporto con le celebrità, con le persone famose. Come dire, non sai mai come guardarle. E quindi Ken Naum, il fotografo, è proprio uno che è diventato, lo racconta, uno specialista nel trattare le persone famose, nel tirar fuori un lato, naturalmente, quello che uno vuole evidenziare di ogni personalità. Di queste persone, questo è il gioco degli sguardi, che recitano e quindi che sono sempre al tempo stesso se stessi, ma anche un altro che è la parte che stanno recitando. E ogni volta che tu li guardi, tu spettatore, vedi due persone invece che una. E questo, secondo me, è uno dei fascini del nostro rapporto visivo, insomma, nei ritratti. No? Io vedo Robert De Niro e rivedo nella sua faccia tutti i film, tutte le parti che ha fatto. E poi mi chiedo lui come uomo, come sarà, com'è. E mi sembra che il fotografo riesca a tirare fuori anche una parte di questa personalità intima, insomma, individuale della persona. Il rapporto con le celebrità è soprattutto questo. E allora questo abbiamo evidenziato. Naturalmente ci sono aspetti infiniti, come infiniti sono i caratteri, anche perché questo fotografo è andato dagli attori famosissimi a cantanti che hanno delle personalità completamente diverse, per esempio i rapper, di cui lui è stato uno specialista perché ha fatto le copertine di diversi, come si dice, CD e dischi di successo di questi gruppi. Sono dei personaggi assolutamente
particolari, straordinari, proprio nel senso etimologico, no? Fuori dall'ordinario. Cioè Tupac, per esempio, che è il più, quello forse più famoso che lui ha fotografato, come dire, era in prigione, no, era agli arresti domiciliari, non si vede, ma lui raccontava, lui il fotografo, che aveva le come si chiama, insomma, braccialetto elettronico al piede per queste circostanze. E quindi abbiamo tutta questa gamma, partiamo dal glamour delle attrici catturato con grande sensibilità, a foto così appunto che mirano la personalità del fotografato, del modello, a quelle in cui Ken Naum lascia fare, per cui abbiamo anche alcuni che scherzano, che deformano il volto, e noi abbiamo costruito insieme un percorso che porta proprio in questa direzione qui. Infatti, sì, è vero, è come se in qualche modo ci fossero due mostre diverse, due o più mostre dentro la stessa, perché si nota infatti da una parte più la teatralità, sì, la delicatezza anche del ruolo che si vuole rispettare, dall'altra proprio la visceralità. Ma mi fa piacere che si colga questo, perché proprio l'abbiamo sì, insomma, studiato in modo che ci accompagnasse e facesse un po' un percorso, perché poi, come dire, sono 70 volti, non è che se uno non ci fa attenzione o se il curatore non costruisce un percorso, possono perdersi anche un po', no? Possono confondersi l'uno con l'altro. E allora siamo qui proprio nella sala in cui siamo quasi alla fine del percorso e abbiamo voluto mettere un attore comico che proprio fa un'espressione estremamente ironica, e accanto uno che si copre il volto quasi, insomma, in un momento di chissà, sconforto o qualcosa, insomma, di stanchezza magari anche solo, però chiude, si nasconde gli occhi, quindi per noi è significativo questo. Poi, come raccontavo, l'ultimo shooting l'ha fatto con Andrea Boccelli, che è non vedente, e questo ci ha dato, come dire, insomma, il colpo di coda nell'esposizione dal nostro punto di vista, proprio perché ci si chiede, no? Noi scambiamo sempre gli sguardi, ma un non vedente che cosa prova? Uno poi così sensibile come Boccelli, no? Cioè che ha a che fare anche con la musica, che è impalpabile, che è invisibile, insomma, tutto questo ci ha permesso di rimetterlo in gioco all'interno di tutta l'esposizione. Molti sono musicisti, no? E quindi noi, o chi li conosce, sente la loro musica mentre li guarda in faccia. Ecco, ci sono tutte queste vibrazioni che mi sembra che si possano cogliere e che arricchiscono la visita dell'esposizione e del catalogo, non dimentichiamolo, perché il catalogo poi è completo di tutte le fotografie, e quindi insomma è costruito sullo stesso principio e permette di rifare tutto il nostro discorso. Sì, è la prima volta che sono a San Gimignano. No, non la conoscevo. Carolina mi ha portato qui per la prima volta per vederla e l'ho trovata bellissima. Sono felice di presentare il mio lavoro qui. Fotografare le celebrità può essere molto difficile perché qualcuno è aggressivo e non vuole spendere tempo. Molte persone fanno foto dopo che sono stati nei set dei film e per loro stare nel set fotografico è difficile. Non vogliono sprecare tempo. Altre volte invece ci sono persone che si rendono conto di aver fatto molti soldi e sono felice quindi di farsi fotografare. Dunque la situazione a volte cambia.
Ero a chiedere una foto a Patrick Kaur. Mi era stato detto di andare nel deserto di Mojave. Ero fuori Los Angeles e ho aspettato due giorni e non si è fatto vedere. Ho messo una grande luce nel deserto, però non c'era il cibo e il deserto era molto complicato da vivere, senza cibo e senza acqua. Dopo due giorni mi è arrivata una chiamata e mi è stato detto che Patrick era su uno yacht alle isole Catalina. Quindi sono tornato a LA, poi a Long Beach, dopodiché sono andato nell'isola. Ho preso una barca e sono andato sul suo yacht. Lui era ubriaco di margarita ed è saltato sullo speedboat dopo avermi visto. Faceva giri intorno alla mia barca e minacciava quei milioni di dollari di attrezzi da fotocamera. Stava cercando di affondarmi ed ero spaventato. Poi è arrivata una barca della polizia con le sirene lampeggianti e lui si è impaurito. Era appena uscito di prigione, era appena tornato da una prigione e quindi era arrivato sulla sua barca. Fortunatamente tutto è andato per il meglio. Se amo la Toscana per le mie foto? Sì, l'amerei. Vorrei fare di più nella mia carriera. Sono partito da Milano, dove ho provato a fare il fotografo di moda. Ho fatto poco, ma la mia carriera non è decollata da là. Fu difficile fare il salto di qualità da Milano. Così sono tornato a New York e da lì ho iniziato con i ritratti. And that's where I started to do portraits.